Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso di riabilitazione completa col nostro sistema bocca bionica, paziente che soffriva di parodontite in stadio terminale, a cui abbiamo riposizionato tutti i denti sia sull'arcata superiore che inferiore. Questo è lo stato in cui si presentava la dentatura quando è arrivato da noi, molti denti mancanti, praticamente metà della dentatura era assente. Quella rimasta era distrutta dalla parodontite, presentava anche uno splintaggio spaccato, denti incollati nella parte superiore in quanto avevano una forte mobilità. Nell'arcata inferiore tutti i denti erano in espulsione, puoi vedere nella radiografia quanto poco osso era rimasto attorno alle radici. Seni mascellari molto espansi, abbiamo proceduto a eseguire una preview di quello che sarebbe stato il risultato ottenibile. Dovevamo in questo caso andare a creare una volumetria dei denti maggiore, non solamente nelle zone laterali, ma anche in senso verticale. I denti erano scomparsi. Abbiamo posizionato dei provvisori dopo aver eseguito la chirurgia, così il paziente ha iniziato a masticare. Questi sono gli impianti posizionati. Abbiamo creato un'arcata sopra e sotto su 6 impianti dentali, di cui quelli posteriori inclinati a evitare le zone delicate come seni mascellari e nervo mandibolare. Sono stati a questo punto avvitati i denti provvisori, col quale il paziente ha aspettato 6 mesi prima di procedere alla tappa dei definitivi. Queste sono le TAC 3D degli impianti inseriti. Sul lato sinistra puoi vedere i denti tutti con la parodontite, sul lato destro invece gli impianti dentali inseriti, 6 per arcata. E questi sono i denti che abbiamo eseguito, dei denti iperrealistici. Abbiamo avvitato le arcate sopra gli impianti dentali inseriti e questo è il risultato finale. Dei denti iperrealistici, paziente che ha ritrovato la gioia, il piacere di vivere. Prima non masticava, non poteva sorridere, ora ha di nuovo 2 splendide arcate del tutto indistinguibili da dei denti naturali. No tal match del colore della gengiva artificiale col colore delle labbra. Nessuno potrebbe dire che questi sono denti artificiali. Ti ricordo che quando si perde la dentatura per parodontite, per piorrea, è importantissimo andare a simulare anche le gengive, come abbiamo fatto. Lo stacco poi tra la gengiva artificiale e quella naturale viene nascosto sotto al labbro superiore e inferiore e questo rende impossibile poter capire che il paziente ha delle simulazioni di denti artificiali. Spero che ti sia piaciuto questo caso, ti invito a vedere tutti gli altri casi che ho risolto.